Buonasera amici, qua siamo a Sanremo, mettiti meglio perché ti devono vedere gli amici Antonella, e veramente stiamo vivendo l'incredibile. Hanno avuto così tanta paura del popolo della famiglia da creare un evento loro nel nostro spazio già destinatoci dalle competenze, e hanno messo un qualcosa di rumorosissimo in maniera di sommergere le nostre voci, di dar fastidio alla nostra presenza, che hanno anche sberleffato perché hanno detto che eravamo in pochi, senza sapere, chi lo ha detto, che i presidi sono effettivamente composti da poche persone che danno voce al loro pensiero. Se noi pensiamo che un presidio come il nostro è stato fatto in 2 giorni e da tutta Italia siamo venuti, perché siamo arrivati dalla Sicilia, da Torino, da Imperia, ecco signori, tanto di cappello, il popolo della famiglia ha centrato il proprio obiettivo. Altra cosa, ieri sera Mika, con fare ammiccante e molto sensuale, ha detto all'Italia intera che insomma bisogna avere tutti i colori dell'arcobaleno. Ma signori, ricordiamo, l'arcobaleno è l'alleanza che Dio ha dato agli uomini. Quindi niente di più sbagliato che unire a un discorso del genere proprio, fatto da Mika. Quando si parla di arcobaleno, cioè alleanza del Signore, di Dio con l'umanità, bisogna stare molto attenti, perché bisogna sapere che bisogna seguire le leggi di Dio, e le leggi di Dio fanno sì che utero in affitto, che unioni civili, che tutto quello che l'ideologia di genere, tutto quello che il pensiero unico, tutto quello che la massoneria vuole oggi inculcare attraverso la finestra di Overton ai nostri giovani e alle nostre popolazioni, ecco, non si può minimamente comparare all'arcobaleno che Dio ci ha donato e per il quale Dio ha fatto un'alleanza. Poi oggi abbiamo fatto anche addirittura parlare Carlo Conti, perché gli è stato comunicato che noi eravamo presenti, e lui con fare mesto e da molto fedele, molto religioso, ha ricordato che anche Papa Francesco ha detto: chi sono io per giudicare? Perfetto, anche noi, come dice Papa Francesco, non giudichiamo gli omosessuali, però giudichiamo quello che loro vogliono imporre come ideologia, con prepotenza e con arroganza. Noi non permetteremo l'utero in affitto in nessuna maniera, interverremo con tutte le nostre forze, e anche se ora stanno facendo casino dove noi dovevamo essere, perché già deciso, noi leviamo forte la nostra voce e diciamo: non ci stiamo, saremo il granellino che incepperà il meccanismo. Mi raccomando, condividete, dobbiamo levare alta la voce, perché quando denigrano il popolo della famiglia perché dicono che eravamo i 4 gatti in un presidio dove dovevamo essere i 4 gatti, però non hanno comunicato che il 28 gennaio a Roma eravamo oltre 1000, in 10 mesi il popolo della famiglia sta facendo i miracoli. Allora condividete, tutta Italia deve conoscere il popolo della famiglia, perché adesso più che mai siamo veramente arrabbiati. Questa sera, tra l'altro, abbiamo con noi, fatti vedere, la dottoressa Antonella Vian. La dottoressa Antonella Vian è qua da ieri e rimarrà fino a domenica, perché ieri è stato l'ottavo anniversario della morte di Eluana. Lei ci potrà testimoniare benissimo cosa disse Eluana, perché Eluana non voleva morire. E così come lei, tantissime altre persone che dovranno magari affrontare l'eutanasia, perché ora ne vogliono fare anche una legge di Stato. E guardate, ascoltate come stanno cercando di sommergere le nostre voci. Ma noi urleremo più di loro. Antonella, dici la tua. Sì, ciao a tutti, non sono il medico di Eluana, ma sono la testimone medico di Eluana. Cosa vuol dire? Che io ho assistito il 23 settembre del 2008 a un suo attacco di panico puro e sacrosanto, mentre il papà diceva che non c'era più niente da fare per lei e che Eluana preferiva morire.
quando la suora presente nella stanza ha annuito che non c'era più niente da fare e l'ha anche detto verbalmente, Eluana ha avuto questo attacco di panico. Come per dire, lasciatemi vivere, io voglio vivere. Il papà e la suora sono usciti dalla stanza sotto braccio e mi hanno lasciato lì da sola. E io cosa ho fatto? Mi sono avvicinata ad Eluana, stupita da questa sua reazione, e gli ho detto con tanto amore: ciao Eluana, sono una dottoressa, mi chiamo Antonella. Stai tranquilla, farò di tutto per aiutarti. E con un bacio sulla fronte e una carezza, lei ha smesso subito quell'attacco di panico. Era asma, ma l'asma non si comanda e non si guarisce dal punto di vista medico se non con i farmaci. E invece lei, solo con un gesto d'amore, si è sentita tranquillizzata da me. Questo cosa significa? Che la sentenza che dava il permesso al distacco del sondino di Eluana, e lei aveva solo un sondino nasogastrico che la teneva in vita, si fa per dire, perché lei poteva essere anche nutrita diversamente, cosa che non le facevano. Ma quando ha sentito questa cosa, questo suo anelito di vita che ha avuto questo attacco di panico, tutto si doveva fermare. Perché? Perché la sentenza diceva che bastava un minimo segnale della coscienza. Dovevano capire se Luana percepiva il mondo. Se non avesse avuto dei miglioramenti in tutti questi ultimi anni, allora la sentenza sarebbe andata avanti. Ma visto che Luana quel 23 settembre del 2008 ha avuto questo grosso attacco di panico, perché le altre volte o sorrideva o faceva altre cose chiamate smorfie dei medici, invece questa volta proprio eclatante, un attacco di panico sulla sua vita, e le ha fatto capire con tutte le sue forze che lei voleva vivere, perché il tema che si stava trattando in quel momento, la sua vita, la sentenza diceva bastava un minimo segnale, e la volontà di Eluana andava sopra qualsiasi altra ideologia, qualsiasi altra persona che la pensa diversamente da lei. Perché tutto non si è fermato? Perché tutto è in mano a poteri forti, e noi vogliamo che questi poteri forti vengano distrutti con l'aiuto di Dio e di Maria Santissima. Perché vogliono questa cosa, portarla avanti ancora dopo la morte di Eluana, e mi dicono ormai è morta? Come ormai è morta? Bisogna difendere la verità. Non si può fermarsi di fronte a una morte quando c'è la menzogna dietro, tanto più se presa ad esempio per fare qualcosa di peggio. Il testamento biologico è il peggio, ed è peggio, vi dico, dell'eutanasia. Perché l'eutanasia può essere una persona che ti può togliere, somministrandoti qualcosa in ospedale, la vita, o non in ospedale, a domicilio. Ma il testamento biologico vuol dire che io stesso decido e do il permesso ad altri, firmandolo addirittura, che possono togliermi la vita. Vuol dire che anch'io sono purtroppo cosciente di dover firmare e dare autorizzazione ad altri, quindi pecco io e faccio peccare altri di questa cosa. È gravissimo, tanto più che il testamento biologico è il netto contrario del testamento di Dio, quando Gesù Cristo ci ha detto che lui è la vita, lui è la luce, lui è l'amore. Lui ha donato la sua vita per amore, ha dato ed è la base di tutti i diritti, alla verità, alla libertà, al malato, alla cura dei diritti dei disabili, ai diritti umani, ai diritti giuridici, ai diritti scientifici. Lui è il Dio della scienza, il supremo. Ha dovuto obbedire a Dio Padre donando la vita sulla croce per noi, ed è lui la resurrezione dai morti. Bene, è la via che porta alla salvezza, perché la sua legge eterna, il testamento biologico, è tutto il contrario, le parole contrarie al testamento di Dio. Bene Antonella, adesso ti ho fermato un attimo, ma ti faccio continuare a parlare. Io vi vorrei dire, cari amici, che noi avevamo quello spazio che adesso è diventato urlante, lo avevamo già fissato da 3 giorni. Ieri gli abbiamo fatto paura, ci ha
hanno prima sbellettato dicendo che eravamo in pochi, quando per autorizzazione dovevamo essere quel numero di persone lì. Oggi che cosa hanno fatto? Hanno messo voci urlanti che sembrano cantanti, ma quelle voci lì sono voci di menzogna, perché vogliono coprire le nostre voci. E ieri Mica che cosa ha fatto? Ci ha minacciato, ha detto che chi non è arcobaleno non potrà sentire le loro canzoni. Ma chi se ne frega, chi non è arcobaleno non può fare pubblicità diverse se non quelle che impongono loro. Ma chi se ne frega, noi siamo la maggioranza, noi dobbiamo ribellarci, siamo noi che non vogliamo quelle loro canzoni menzogniere, siamo noi che dobbiamo cantare l'inno alla vita, l'inno a Dio, è questo che dobbiamo urlare, per noi e per i nostri figli. Io sono indignata e come me tutti gli attivisti del popolo della famiglia, e vi assicuro cari amici che siamo in tantissimi, dobbiamo solo urlare più forte di loro. Ma noi almeno abbiamo gli argomenti, abbiamo gli strumenti, abbiamo la verità in mano, la scienza, l'intelligenza, la cultura. Loro hanno solo una vana ideologia. Noi saremo il granellino che incepperà questa macchina demoniaca. Allora, continua, cara Antonella, diciamo, anzi, urliamo nel vero senso della parola la verità, perché questa sera qua ce la stanno facendo urlare la verità, ma noi lo facciamo con voglia, con amore e con gioia, perché noi sappiamo che la nostra verità non può essere smentita nemmeno dalle loro urla fasulle. Vai! La mia battaglia è per la vita, ma è per la verità, perché dobbiamo difendere la verità di Eluana in Cristo, perché è lui che ce la chiede. Se noi cerchiamo la verità, noi saremo con lui, tanto più che ci sono i messaggi della Madonna che ci invitano a seguire Cristo attraverso la verità, attraverso la vita. E quindi noi siamo qui a Sanremo perché è pieno di gente, sembra tutta l'Italia qua concentrata, e tutti devono sapere, tutti devono vedere. Questi cartelloni danno fastidio. Mentre Antonella parla, noi abbiamo gli attivisti del popolo della famiglia che stanno dando volantini, stanno parlando con le persone si stanno fermando, noi stiamo facendo informazione, e anche se loro ci sberleffano, perché con la loro stampa asservita allo Stato dicono il contrario della verità, perché hanno detto che eravamo in 15 ieri, ma eravamo 1000 a Roma. Quando facciamo qualcosa di buono e di bello, loro stanno ben zitti. La stampa Torino non ha mai avvisato quando c'era un convegno a cui partecipava l'avvocato Gianfranco Amato, a cui partecipava Di Maria Di Norfi, nemmeno quando siamo stati accolti in curia al Santo Volto, dove c'era Gianna Gesse, sopravvissuta all'aborto Salino. Eravamo in curia, avevamo una ragazza, si parlava di vita, avevamo l'avvocato Gianfranco Amato, avevamo Fovia, e nemmeno in quel momento la stampa è riuscita a scrivere mezza riga, quando scrive per sberleffare il popolo della famiglia, perché poverini eravamo solo in 15. Ben venga, noi siamo in 15. Adamo ed Eva hanno popolato la terra, e noi 15 andremo avanti con questa, ecco, sono già venuti a dirci di toglierci un attimo, avevamo lo spazio lì, ce l'hanno tolto, no, altri. Andiamo avanti, quindi non è dobbiamo solo... Ah, dica. Ah. Stiamo facendo una diretta, allora può dire loro. Bene, scusateci. Allora, io vorrei chiedere ad Antonella, raccontaci, tu hai conosciuto Eluana solo nel momento dell'attacco di panico o hai conosciuto Eluana anche in altri momenti? Sì, avevo avuto l'autorizzazione e il permesso da parte del padre di poterla andare a visitare quando volevo, ma io speravo ancora con lui per ripetere la stessa cosa, per poter confermare quell'unico episodio che è successo davanti a lui. Però io non mi fermo qua, nel senso che è risaputo da tutti, non solo da me, che Eluana ha reagito tantissimo sull'ambulanza, quindi io non devo essere vista come una visionaria, perché quando vado ai convegni, che con la presenza del papà di Eluana, lui dice: la dottoressa ha avuto questa sensazione, questa... No, non era una sensazione, è la realtà. Non è che bisogna inventare qualche alternativa, anche perché cosa ci raccontano sull'ambulanza? L'ambulanza Eluana stava per morire, tanto reagiva con la tosse e altro,
quando sapeva che andava incontro alla morte, perché gliel'ho urlato io, lo si sente anche nel film, testimonia la mia voce, nel film La Bella Addormentata, tutta un'invenzione di Bellocchio, di Marco Bellocchio, quando ieri, l'altro ieri, ho proiettato, ho fatto proiettare a Lecco, nella città di Lecco, il film su Salvatore Crisafulli, che parla della verità della loro storia, e Salvatore dice che la vita è un inno, va vissuta in qualsiasi condizione, e lui, purché fosse in quelle condizioni, tipo simile a Luana, e Luana non aveva spine, non aveva neanche il respiratore, quando invece ci hanno fatto capire che era in sala di rianimazione, quindi questa cosa è gravissima. Dobbiamo dire qual è la differenza tra accanimento terapeutico, che quando una persona morirebbe senza quelle cure, e quando si muore per mancanza di idratazione e alimentazione su una persona indifesa. Quella è una morte procurata, perché una persona a cui non si dà da mangiare e da bere, quella persona comunque vivrebbe se si alimenterebbe e si darebbe da bere. Quindi non è accanimento terapeutico quando si dà da mangiare e da bere ad una persona. Quella è ben altra cosa. Prego. Spiego l'accanimento terapeutico per non indurre in errori. L'accanimento terapeutico è tutto ciò che il medico somministra facendo più danno e causando quindi prima la morte al paziente, perché la terapia, l'infusione, la trasfusione o la, diciamo, l'alimentazione crea un'ascite o crea danno, e la persona si gonfia, la persona crea danno, la persona morirebbe prima. Quindi quella è la condizione di che stiamo parlando adesso, mentre Eluana non era in accanimento terapeutico. Tra l'altro è l'unico caso da me conosciuto e penso universale che non ha mai assunto antibiotici in 17 anni che Luana è rimasta in quelle condizioni. Una cosa impossibile per queste persone disabili, malati che non si muovono. Tra l'altro Luana era bellissima, una pelle di pesca, una pelle da bambino, non aveva un capello grigio, aveva già 37 anni prima che le togliessero la vita. Quindi sappiate che tante cose sono state dette di non vere su Eluana per far scalpore nella gente, e non pesava per niente 37 kg, anzi quando è morta pesava 54 kg, quando l'ho conosciuta io era sopra i 60 e sembrava troppo paciocchella, quindi non sembrava neanche la fisionomia sua, ma comunque bella, che quando aveva i capelli lunghi dicevano che con gli occhiali da sole andava giù nel giardino dalle suore, sembrava l'Eluana di sempre. Quindi attenzione alla televisione, attenzione ai giornali, perché i miei articoli non passano, è rarissimo che passino. Anche l'altro ieri il film, non c'erano giornalisti quella serata, solo due si sono presentati sui 100 che ho contattato. Quindi ragazzi, se non vogliono far passare una notizia, non la fanno passare. Ma grazie a Facebook, a queste cose che io non so fare, non so per quello passeranno. È per quello che allora dovete, rimanete qua perché dovete parlare in diretta anche voi due, ordini dalla direzione. Allora sì, è per quello, sono altre due, tre voci che dobbiamo farvi sentire. Volevo dire sì, assolutamente. È per quello che assolutamente dovete fare quante più condivisioni potete, quante più attivazioni di notifiche potete, quanto più pubblicità potete, perché dobbiamo lavorare su passaparola, ma non importa, saremo quelle gocce che unite, saremo il mare, ragazzi, non dobbiamo preoccuparci, noi abbiamo già vinto, dobbiamo saperlo, noi abbiamo già vinto, perché stiamo lavorando per Gesù, per Maria, loro ci stanno solo dicendo di compiere la buona battaglia, la vittoria ce l'abbiamo già. Con la verità la vittoria c'è già, sicuro. Volevo dirvi che c'ero anch'io col popolo della famiglia, che sono venuta a Roma una settimana, sono stata a manifestare per Eluana, ho incontrato anche Pannella, l'ho distrutto poverino, perché ero in giro sui cartelloni che facevano vedere la verità su Eluana, abbiamo avuto un bel battibecco. E vi dirò che il mio cartellone... A proposito, scusa, di Pannella, allora Pannella con il suo piccolo movimento ha cambiato l'Italia, ma in peggio, ragazzi, in peggio. Noi con il nostro movimento cambieremo l'Italia in meglio, stiamo invertendo.
dopo la roccia, dopo la rotta, e saremo la roccia. Dobbiamo essere consapevoli di questo, dobbiamo essere assolutamente consapevoli. Alziamoci dai divani, andiamo in mezzo alle strade, andiamo a urlare la verità, dobbiamo essere coraggiosi, non dobbiamo temere nulla, perché la verità vincerà, ragazzi. Fai vedere. Volevo, non posso farvi vedere questo cartellone che inneggiava alla verità su quello che sarebbe successo con le unioni civili, con una legge sulle unioni civili. E già a gennaio il mio cartellone parlava chiaro: la natura si ribellerà alla legge sulle unioni civili, una legge pro eutanasia porterà alla fine. Ricordatevi le parole della Madonna, le ultime le ho riportate perché la Madonna ci ha avvisato di questo, la regina dell'amore ci ha detto: se verranno le unioni non secondo natura e l'eutanasia in Italia, se passerà, vi avviso che sarà, siete portati, arriverà la fine. Quindi lottiamo con tutte le nostre forze perché questa fine venga solo per la fine dei tempi malvagi e ci siano finalmente il regno di Dio e un mondo nuovo fatto d'amore, di pace e di verità. Grazie, scusatemi della mia carica, della mia grinta. Allora, grazie Antonella a nome di tutti per essere stata qua con noi. Poi mi auguro che faremo un'altra diretta in un ambiente più tranquillo. Antonella sarà con noi prossimamente di contatto. Beh, ma è no, prossimamente perché non siamo noi. Però adesso. Ciao, ciao a tutti, grazie. Allora, voglio Gabriella. Allora, dicono che siamo in pochi. Aspetta, Antonella l'ultimo ha fatto l'ultimo libro che potete trovare in libreria. No, quello no, questo ah, no. Assolutamente. Il primo sì, di Fede e Cultura. Il primo di Fede e Cultura. Allora, se siete interessati a sapere qualcosa di più sul caso di Eluana, sulla mia battaglia, c'è un libro che potete trovare attraverso Fede Cultura, Eluana, l'amore di Dio, un angelo strappato alla terra, del 2013. Questo invece è l'ultimo libro che ho scritto, nell'attesa del regno di Dio, ma lo posso dare solo io alle persone che me lo richiederanno, a quelle che trovo giusto dare. Grazie ragazzi. Potete anche dirlo a me, io sono in contatto con la dottoressa Antonella. Bene, adesso chiamo Gabriella. Giusto perché dicono che siamo in pochi. Allora oggi qua ci sono attivisti dalla Sicilia, da Varese, da Torino, da Imperia. Siamo qua a difendere la verità. Allora cara Gabriella, tu sei il presidente del popolo della famiglia Varese. Ciao a tutti. Eccola qua, ci dice anche lei delle grandi verità. Bene. Allora siamo qua a sostenere i nostri amici della Liguria, del Piemonte. Ragazzi, la battaglia è di Torino. No, dico solo una cosa, la battaglia se non si fa si perde, noi la facciamo per vincerla e dobbiamo esserci. Il peggior nemico della verità è l'ignoranza e la connivenza, ma l'ignoranza dobbiamo sconfiggerla, incontriamo la gente, diciamogli le cose come stanno, proviamo a dire le cose come stanno e battiamoci per la verità, così possiamo dire ai nostri figli: ragazzi, io ho lottato per voi. E perché vale la pena? Proprio per loro. Se guardiamo in faccia i nostri figli sappiamo già la risposta di cosa dobbiamo fare, è semplice. Ciao a tutti, buona battaglia! E poi aspetta qua ancora un attimo, fatti conoscere. E poi dovete sapere, cari amici, che ieri sera non si fermavano molto le persone, cioè si fermavano ma potevano fermarsi di più. Questa sera vediamo che stiamo dando volantini proprio come caramelle, le persone capiscono, basta poco, basta dirgli la verità, basta aprire gli occhi e piano piano questa dittatura del pensiero unico verrà veramente salzata, la distruggiamo perché comunque è relativismo, la verità è ben altro. Allora adesso io voglio Cinzia. E la verità splende la verità, ricordiamoci. Mentre aspetto Cinzia va a chiamare, carissima. Vi leggo il messaggio che ci ha dato proprio il 2 febbraio la Madonna Medjugorje. Allora, lei dice: cari figli, voi che cercate di presentare a mio figlio ogni giorno della vostra vita, voi che provate a vivere con lui, voi che pregate e vi sacrificate, voi siete la speranza di questo mondo inquieto,
solo chi fa qualcosa di buono è la speranza di questo mondo inquieto, non chi va a raccontare menzogne perché aiutato dalla dittatura di Stato, dalla TV di Stato. Voi siete raggi della luce di mio figlio, un Vangelo vivente, e siete i miei cari apostoli dell'amore. Certo, apostoli dell'amore, perché solo chi ama si può battere per i fratelli in difficoltà. Una Luana Englaro, a cui è stata negata l'idratazione, a cui è stata negata l'alimentazione, e a causa di questi motivi è passata a miglior vita lei, ma io non vorrei essere nei panni di chi ha firmato il suo decreto di morte. Ecco, allora solo chi ama può fare queste cose, difendere la verità. Mio figlio è con voi, egli è con coloro che pensano a lui, che pregano. Certo, perché solo chi prega può essere illuminato dallo Spirito Santo e poi può a sua volta essere strumento della parola di Dio. Allo stesso modo però egli aspetta pazientemente quelli che non lo conoscono, perché Maria a Medjugorje ci dice ogni due del mese di pregare per coloro che ancora non conoscono l'amore di Dio. E anche se noi siamo qui a combattere con queste ideologie malate e perverse, noi non stiamo condannando chi per debolezza, chi per malizia, chi per qualsiasi motivo è asservito a queste ideologie, perché noi sappiamo che anche loro, quando verranno toccate dall'amore di Dio, non potranno più essere servi di queste ideologie. Quindi noi dobbiamo pregare, perché la prima battaglia si compie nel cuore degli uomini e poi è una conseguenza, le scelte sono una conseguenza. Quindi noi non giudichiamo gli omosessuali, noi li amiamo, è per questo che con la dottoressa Silvana De Mani diciamo loro quali sono le conseguenze del loro comportamento contro natura, perché come dice la dottoressa De Mani non può essere, non c'è la parola omosessuale, perché la sessualità è data solo tra un uomo e una donna, anche le parole sono menzogna, usano dei termini che non sono veri, hanno nominato l'arcobaleno, strumentalizzandolo, perché l'arcobaleno è esattamente l'opposto di quello per cui loro strumentalizzano. L'arcobaleno è l'alleanza con Dio. Questa è l'unica speranza, dice Maria, per voi, ed anche la sola via verso la vita eterna, perché dobbiamo ricordarci che c'è la vita eterna e dobbiamo batterci per questo, per arrivarci tutti, ma dalla parte giusta, perché anche se non ce lo ricordano, nella vita eterna c'è il paradiso, c'è il purgatorio, ma c'è anche l'inferno, e all'inferno ci vanno tutti coloro che volontariamente fanno tutto contro la volontà del Signore. E prendere un utero in affitto non è volontà del Signore, perché per procreare una vita attraverso l'utero in affitto bisogna mescolare due sperma, due liquidi seminali di questi due uomini che hanno deciso di vivere insieme, impiantarli nell'ovulo di una donna bella e ricca americana che si paga molto, e poi questo prodotto lo impiantano nell'utero di una donna che farà, come dire, da sarcofago a questa, cioè farà crescere dentro di sé questo bambino che verrà strappato dalle sue braccia nel momento in cui vedrà la luce. Questo bambino mai potrà sapere chi sarà sua madre, quindi non è nemmeno un'adozione quella, è molto peggio. Io adesso vorrei Cinzia, che non ho capito dov'è, è finita, o comunque ho un amico dalla Sicilia, vieni, diamo la voce a un attivista della Sicilia che è arrivato dalla Sicilia per aiutare il nostro popolo a dire, a urlare la verità. Presentati, Vito. Sono Vito. Buona serata a tutti e sono contento di essere qua e di dare il mio piccolissimo contributo a questa nobile causa. Emanuele, allora raccontaci del tuo viaggio fino ad Asti, poi hai detto che avevi visto la mia locandina, mi hai contattata e sì, hai voluto venire essere qui oggi. Raccontaci. Sì, le cose avvengono come per magia, come per miracolo, così semplicemente. È bastato cercare Angela e questa
questa donna che ha un grande cuore è stata subito disponibile e non ci conoscevamo. Adesso siamo qua. Siamo amici oggi in macchina perché è venuto con me. Ci siamo raccontati un po' delle nostre pene, però siamo felici perché abbiamo, riteniamo, non è presunzione questa, riteniamo di avere come dire, la fede, una piccolissima fede, questo amore che ci dà la forza di affrontare queste battaglie e di smuovere anche le montagne. Bene, mi chiamate Cinzia per favore, la ragazza con la coda, un attimo, Cinzia mi scappa questa, me la mandate qua. Allora Cinzia, vi dico chi è, è là, vieni, e scappa, mi fa distrarre. C'era anche una giornalista qua. Bene, vabbè. Ah, pure le giornaliste vogliono parlare con me questa sera. E che adesso sei famosissima ormai. Allora, noi siamo le due famosissima, allora, le presentatrici del popolo, della famiglia. Tutti lunedì con l'avvocato Gianfranco Amato, vedete Cinzia, che da Varese è venuta oggi qua a sostenerci, insomma. A sostenerla, fare questa battaglia che tra l'altro durerà 3 giorni, perché ieri eravate già qua. Oggi e domani continuerà con le sentinelle in piedi. Sarà sempre in questa via, non sono sicura, però comunque un'ora di presidio anche da parte delle sentinelle, quindi per ovvi motivi familiari io ho dovuto scegliere solo un giorno, ho scelto questo che era quello più comodo per me e ringrazio Angela che veramente sostiene i diritti e i valori per la famiglia, grazie. Grazie a te Cinzia, benissimo. Vado in giro a vedere un po' com'è la situazione, ciao. Bene. Allora, noi abbiamo voluto questa sera essere quella voce che va sempre più in profondità al problema. Ci stiamo sempre più organizzando, sempre più strutturando, sempre più motivando, perché qui ogni giorno ne inventano una nuova, sono partiti con l'IDL Cirinnà e presentano in Parlamento l'ipotesi della legalizzazione delle droghe e dell'eutanasia e adesso di dare i bambini agli omosessuali, cioè, ma insomma, cosa vogliono fare della nostra Italia quando in realtà i problemi veri sono altri? Come ha ben scritto l'avvocato Gianfranco Amato, siamo invasi da questi profughi che arrivano sulle nostre coste, non abbiamo più frontiere, non abbiamo più nulla, abbiamo i nostri figli, abbiamo una disoccupazione tale che non riusciamo più a sopravvivere noi e i nostri politici invece di pensare come arginare questa invasione, come arginare le problematiche che vanno a ridurre in povertà le famiglie. Abbiamo visto il barbone che è morto di stenti durante il freddo, abbiamo tutte le persone terremotate, le fortunate gli hanno dato i moduli abitativi e gli altri, ecco, noi abbiamo delle vere emergenze in Italia e su cosa sono focalizzati quei pochi che hanno il potere però di annebbiare le menti, su cosa sono focalizzati? Sulle unioni civili, sulla legalizzazione delle droghe, così quel poco di cervello che c'è rimasto ce l'annebbiano completamente, sull'eutanasia, come farci fuori prima, perché non è bastato l'aborto a non far nascere i nostri figli, ma adesso ci vogliono ammazzare pure prima dei nostri giorni, no? Della fine dei nostri giorni. Allora ragazzi, io vi dico veramente, è ora che apriamo gli occhi, è ora che diventiamo noi i sovrani della nostra nazione, noi dobbiamo avere la sovranità all'interno del Parlamento, perché il Parlamento deve fare la volontà del popolo, non è che devono loro imporre le loro ideologie malate, le loro ideologie malsane, le loro ideologie che invece di far crescere un popolo lo stanno annientando. E mi dispiace dirlo, ma il popolo mi fa piacere allo stesso tempo, il popolo della famiglia è la vera, l'unica alternativa, perché gli altri movimenti hanno dimostrato fino in fondo il loro non valore, ma proprio non esiste. Avevamo, io mai, perché ho già capito da subito di che cosa si trattava, ma il popolo italiano aveva la speranza dei 5 Stelle.
sociale. Che cosa sta succedendo? Oggi hanno messo un titolo, la patata bollente della Raggi, ma va bene, si sono scandalizzati in doppio senso, ma è proprio una patata bollente quella che ha creato all'interno di Roma. Invece di pensare alla città, di tutelare i cittadini, lei che cosa ha pensato di fare? Di mettere a posto i suoi amichetti. Bene, se questa è la loro capacità di essere onesti, ragazzi miei, prendiamo le distanze anche dei 5 Stelle, perché l'immobilismo dell'Appentino a Torino non è meno grave. I 5 Stelle ci stanno dimostrando che non sono stati d'alternativa, sono stata l'ennesima tragedia del popolo italiano, la vera, l'unica alternativa siamo noi, perché noi abbiamo il coraggio di metterci la faccia, noi abbiamo il coraggio di metterci l'impegno gratuitamente, giorno e notte, noi lavoriamo con le nostre sole forze a dire una verità scomoda, una verità che nessuno vuole appoggiare, ed è questa la prova della nostra lealtà, perché nessuno, nemmeno chi ha partecipato al Family Day ha avuto questo coraggio di lavorare gratuitamente, di lavorare con impegno e dedizione per la verità. No, alcuni hanno cercato la via facile, ma signori miei, la via che porta in paradiso, la via che porta alla salvezza è la via stretta, è la via dove si soffre, dove si patisce, ma il risultato ci sarà, e quel risultato sarà il risultato duraturo, il risultato che porterà il bene non alla persona, ma il bene alle persone, il bene al popolo. Noi vogliamo lavorare per far nascere le persone, per non farle morire prima del tempo, per farle vivere bene, perché noi vogliamo dare un'economia, vogliamo dare del lavoro, vogliamo dare una stabilità, vogliamo anche dare dei consigli, perché non è un dramma avere delle radici, avere delle radici culturali, avere delle radici storiche, perché comunque è il passato che produce il presente, per guardare dritto negli occhi al futuro. Ragazzi, non facciamoci annebbiare la mente dalle persone che ci stanno solo dicendo menzogne. Ora voglio leggere qualcosa di quello che mi avete scritto. Allora, comincio dal fondo. Vedo Maria Cilli, Adriano Panero, carissimo. Ah, vi ricordo una cosa, domani sera il popolo della famiglia Torino, e lo dico a tutti gli amici di Torino e provincia, ci riuniremo alle 21 in corso Sicilia 2. Vi aspettiamo numerosi, perché vi dobbiamo dare tante informazioni. La prima di tutte, lunedì 20 febbraio, avremo a Moncalieri l'avvocato Gianfranco Amato e udite la dottoressa Silvana Mari. Avremo un convegno a Moncalieri con l'avvocato Gianfranco Amato e la dottoressa Silvana Mari lunedì 20 febbraio alle ore 21. Vi aspettiamo, ma già vi aspettiamo domani sera, 11 febbraio, ricorrenza della Madonna di Lourdes, della Madonna, della festa, della ricorrenza anche dei malati, perché il popolo della famiglia vuole pensare agli ammalati, vuole pensare alla sanità, vuole pensare a come prolungare la vita del popolo, non ad accorciarla. Allora domani 11 febbraio il popolo della famiglia a Torino si riunirà alle 21 in corso Sicilia 2 a Torino, vi aspettiamo numerosi. Allora Silvia Lodà scrive: la verità è unica e trionferà comunque. Grazie Silvia Lodà, mi fa piacere leggerti qua, fa pure rima. Elena Roncati, sempre presente al Family Day, perfetto. Anna Russo, ti saluto. Alessandro Sportiello: l'Italia necessita di una buona e sana politica di tutela e prevenzione di diritti della persona. Esatto, Alessandro Sportiello è un attivista del popolo della famiglia Torino, ed è con questi principi che vogliamo andare, ed è in questa direzione che noi vogliamo proseguire il nostro cammino, dritti verso la meta, e la meta sarà la vittoria su questa politica asservita, su questa TV asservita, su queste ideologie che non vogliono assolutamente il bene delle persone, ma vogliono solo il bene delle loro povere tasche, ma non sanno che dall'altra parte non si porta nulla. Quindi è meglio puntare sulla verità, è meglio puntare sul far vivere bene tutti, magari avere un po' di meno, ma avere tutto tutti, non avere tanto pochi, va bene? Ci siamo scusati, il popolo si è ribellato.
e pur di togliere la voce di queste verità, ascoltate il casino che stanno facendo qua dietro, cioè se non fosse veramente tragico ci sarebbe da ridere. Però mi fa proprio riflettere, ci temono, se ci temono vuol dire che siamo già una forza in 10 mesi, ragazzi, se tanto mi dà tanto, fra alle prossime votazioni saremo in Parlamento e una volta che saremo in Parlamento, signori, dovranno temerci, perché cambieremo l'Italia, cambieremo la politica italiana, cambieremo la vita del quotidiano delle persone, perché veramente finalmente le persone non dovranno più pensare a come arrivare a fine mese, perché finalmente le persone potranno pensare di vivere serenamente nella propria famiglia avendo il necessario. Abbiamo visto come l'avvocato Gianfranco Amato vuole utilizzare i soldi che stanno dando per le unioni civili, che stanno dando. Oggi ho letto che l'INPS non ha i soldi per pagare le pensioni alle coppie omosessuali. Bene, allora abbiamo fatto una legge che aiuta a fare pure i traffici di matrimoni finti per avere pensioni quando un marito o una moglie due conviventi non possono avere lo stesso trattamento. Bene, noi faremo sì attraverso il nostro Parlamento che le persone, i soldi che ora sono destinati per leggi inique verranno destinati per aiutare le famiglie. L'avvocato Gianfranco Amato ha già dato un'idea come utilizzare i soldi destinati per le unioni civili, per i gay pride e chi più ne ha più ne metta, verranno utilizzati invece per creare un assegno di maternità, per mettere a quelle mamme che vogliono crescere i propri figli senza darli in mano a delle badanti, a delle insegnanti all'asilo che magari gli fanno fare il gioco del travestimento, il gioco del trucchiamoci tutti che siamo più belli, ecco, una mamma che decide di crescere in serenità il proprio figlio in casa potrà avere diritto, ma questa è una delle tante iniziative che vorrà affrontare il popolo della famiglia, avrà diritto questa mamma di avere un assegno di maternità, quindi equivale ad uno stipendio per poter rimanere a casa a crescere i propri figli. Faremo delle politiche tali che non solo ci sarà più lavoro, non solo punterà a cambiare l'economia, perché l'economia attuale è un'economia falsa e fasulla, che serve soltanto per imprigionare un popolo nella povertà, per non permettergli di avere quella forza necessaria di reagire, ma l'economia può essere usata per il bene del popolo e si può uscire dalla crisi, perché questa è una crisi voluta, questa è una crisi gestita, questa è una crisi pilotata. Allora dobbiamo ribellarci, perché noi siamo la maggioranza, il popolo è la maggioranza. Se noi la smettiamo di essere pecore e di farci guidare in campi dove loro vogliono portarci per richiuderci in quei recinti di povertà, di falsa cultura, in quei recinti dove vogliono annientare le nostre menti, dove vogliono annientare le nostre anime, noi dobbiamo ribellarci, perché essendo noi la maggioranza non potranno condurci dove loro vogliono se noi non lo vogliamo. Dobbiamo semplicemente prendere queste consapevolezze. Allora adesso voglio ancora leggere qualcosina di quello che mi avete scritto. Se volete farmi qualche domanda io vi risponderò volentieri. Parto dal fondo. La Bella Rossalba: nascere in una famiglia, non in un utero in affitto. Giusto. Ci stanno... Allora, abbiamo un festival di Sanremo dove veramente dell'essere omosessuale o di poter appunto acquistare come dei pacchi regalo questi figli, che poi udite, dopo aver commissionato un utero in affitto e aver creato il prodotto che si è pagato a suon di soldi, se il prodotto non è come si voleva viene assolutamente buttato nel cestino. Questo sta a significare che solo una madre, solo un padre possono veramente amare i propri figli e seguirli nella propria vita, nella buona e nella cattiva sorte, perché è l'amore che fa la differenza, non è la proprietà. L'amore
l'amore non si compra, l'amore non si vende, l'amore è un dono gratuito reciproco, quindi l'utero in affitto è un ulteriore abominio di Dio, agli occhi di Dio. Il primo abominio agli occhi di Dio è l'aborto, poi l'eutanasia, poi l'utero in affitto. E se voi aprite bene gli occhi, aprite bene, anzi non voi, noi apriamo bene gli occhi, apriamo bene le orecchie, possiamo proprio guardare che cosa ci propone il nostro governo, tutto ciò che è un abominio agli occhi di Dio. Ma io sono felice perché il vento sta cambiando, Trump ce lo sta insegnando, lui ha giurato su due Bibbie, lui sta facendo politiche di vita, lui sta facendo politiche che aiutino il proprio Stato, il proprio popolo a migliorare. A questo punto sapete che vi dico, dobbiamo imparare da Trump e dobbiamo capire che il cambiamento ci può essere. Il popolo ha deciso, il popolo americano ha stoppato una Clinton che avrebbe fatto la distruzione del popolo stesso, ha capito e ha saputo votare. La stessa cosa dobbiamo fare in Italia, il popolo italiano deve capire qual è il movimento che farà il suo bene. E in questo momento l'unica vera alternativa siamo noi, il popolo della famiglia. Anche se ce lo fanno urlare, anche se cercano di coprire le nostre voci, a noi non importa. Noi abbiamo la forza, noi abbiamo la voglia, noi abbiamo l'impegno, noi abbiamo le persone, noi abbiamo le menti per poter fare tutto questo. Noi abbiamo un avvocato Gianfranco Amato, abbiamo Mario Adinolfi, se li ascoltiamo possiamo capire la misura delle loro capacità, la misura della loro intelligenza, la misura della loro competenza. È inutile che attaccano Mario Adinolfi, che stimo immensamente, con insulti. Allora nessuno leva sdegnato il grido nei confronti di un uomo in difesa, nei confronti di un uomo che quotidianamente viene sberleffato. Allora lì nessuna lobby, non si crea nessuna lobby a tutela dell'obeso? No, perché quello diventa il vuotatoio dei più bassi istinti umani. Allora io stimo tantissimo Mario Adinolfi, proprio lui che ha avuto una famiglia che ha fallito e ne ha creata ci insegna che bisogna lottare per avere la famiglia naturale, uomo-donna. Gianfranco Amato è un grandissimo avvocato, è un grandissimo statista, lui veramente ci può tirare fuori dai guai di un'economia sbagliata. E insieme a lui ci stiamo formando noi tutti militanti del popolo della famiglia. Stiamo creando un programma nazionale che va a toccare tutti gli ambiti sociali che servono per il benessere della persona. Ora, cari amici, sto guardando l'ora perché mi sa che vi devo salutare. No, ci sono ancora alcuni minuti. Vado allora a leggere che cosa mi avete scritto. Natalina Minus, fierissima di Mario Adinolfi, umile e coraggiosissimo. Sì, Mario Adinolfi lo dice sempre, ha questo grande dolore del fallimento della propria famiglia, perché il fallimento della famiglia è veramente la distruzione di tutto, perché la famiglia è il nucleo centrale. Nella famiglia c'è l'amore, nella famiglia ci sono i figli, è nella famiglia che bisogna crescere, è nella famiglia che bisogna strutturare la società, ed è questo il motivo per cui è nato il popolo della famiglia, perché vuole puntare a ricostruire la famiglia, le famiglie, per ricreare un popolo in crescita, non un popolo in decrescita. Adesso allora leggo anche cosa dice Rosa Lauricella, anche io stimo molto Mario e gli mando un bacio. Allora sì, Alberto Ceruti dice grazie Alberto, condividere. Vi ringrazio se condividete questa diretta, attivate le notifiche in maniera che ogni volta che andiamo in diretta potete ascoltarci. Alberto Ceruti è un altro
amico che parla nelle dirette. Io non sono l'unica attivista militante che parlo tutti i giorni tramite Facebook, ma ci sono tanti altri amici: Focone, Cerutti, Mirko, De Carli, August, Solinas, adesso ne dimentico sicuramente altri, ma Paolo Pugni, insomma, andate sul Popolo della Famiglia TV, così ogni giorno, Mario Di Nordio ovviamente, Gianfranco Amato, vabbè, loro non li ho nominati perché sono dentro di diritto, quindi, però andate tutti i giorni all'interno del palinsesto del Popolo della Famiglia e guardate, ascoltate tutto quello che viene detto, può far capire fino in fondo qual è la linea che questo movimento sta seguendo per ricostruire questa nazione che grazie a politici non competenti ma altamente incompetenti è stata portata sull'orlo del baratro. Ma adesso noi tutti ci stiamo rimboccando le maniche e noi tutti insieme vogliamo lavorare per la ricostruzione della nostra amata nazione. Noi amiamo l'Italia, noi amiamo i figli, i nostri figli, noi amiamo i nostri genitori, noi amiamo i nostri mariti, le nostre mogli. Chi non è sposato è pronto per creare una nuova famiglia che sarà una nuova cellula di vita per il futuro della nostra nazione. Insieme dobbiamo far tornare nel cuore e nella mente degli uomini la voglia di amarsi, la voglia di avere figli, la voglia di costruire le famiglie, perché veramente solo nella famiglia, solo con la famiglia si può vivere una vita vera, una vita felice, perché solo nella famiglia ci si può sostenere. Allora adesso, cari amici, vi saluto, vi dico che vi voglio tanto bene, vi ringrazio per essere stati qua in nostra compagnia. Noi continuiamo ancora il nostro lavoro per farci conoscere qui a Sanremo da tante persone e soprattutto siamo qui a Sanremo per urlare il nostro no all'utero in affitto. Noi non ci siamo, noi non accettiamo l'utero in affitto, noi non accettiamo le unioni civili, noi non accettiamo la legalizzazione dell'aborto, dell'eutanasia, delle droghe, noi non accettiamo nulla che fa male a noi e ai nostri figli. Noi lavoriamo per il bene sociale, per il bene comune, che può essere fatto di stipendi che arrivano a fine mese, di tante buone cose da mettere sul tavolo per poterle mangiare, di tante belle vacanze per rilassarsi dopo un anno di lavoro, un lavoro proficuo che ha portato il benessere a noi e ai nostri figli. Noi dobbiamo lavorare per creare l'alternativa al futuro dei nostri figli. Stiamo accogliendo un sacco di disperati nella nostra nazione per avere i nostri figli ancora più disperati che devono emigrare, andare all'estero, essere servi di altri popoli. Ma perché tutto questo? Noi vogliamo i nostri figli nella nostra nazione e vogliamo che la nostra nazione sia ricca, possa accogliere anche gli altri poveri, ma non per metterli come topi in gabbie, per accogliere persone e far star bene anche loro. Noi vogliamo tutto questo, noi stiamo lavorando per tutto questo e anche se vogliono coprire le nostre voci non ce la faranno a fermarci. Il granellino è già entrato nel meccanismo, al prossimo giro il meccanismo si incepperà e noi inizieremo a lavorare. Vi voglio bene, ciao amici, andiamo avanti, noi, a noi la battaglia, addio la vittoria, viva Cristo Re, ciao, vi voglio bene.